Pennypacker. I'm Elizabeth Pennypacker. I'm Ann Pennypacker. Dick Pennypacker. Bob Pennypacker. Teddy Pennypacker. Babs Pennypacker. Edward. David. Laurie. Nancy. Mary. Horace. Kate. And I'm Henry Pennypacker. Well, do you wonder that I'm called the remarkable Mr. Pennypacker? Abbiamo la fragola. Tu, piccola, di cosa lo vuoi? Dammi la fragola. Da un senso o due sensi? Da un senso. A me cioccolato. Io lo voglio di limone. Bellissimo, signora McNair. Ed è nello spirito del mio sermone. Elevatissimo. Voglio farglielo sentire. Wilbur, hai i miei appunti? Wilbur. Ah, veramente bello, papà. Leggilo così anche domenica. Leggo cosa? Ma se io non ho aperto bocca. Ah, naturalmente. Io volevo dire che è uno dei tuoi più bei sermoni. Ho ridotto gli appunti a due pagine. Così è scritto nel primo libro dei re. E Salomone re disse 3000 proverbi. Quindi disse... Ma che screanzati, chiudi la finestra, Wilbur. Non è una screanzata, papà. È Catherine. Suona il campanello per avvertire i pedoni. Ma non c'è poi tutto questo traffico pedonale in Elm Street a quest'ora. E poi chi è Catherine? Vado fuori a segnare gli inni sul tabellone. Tu permetti, vero, papà? Chiedo scusa. Ma cosa avrà mai quel mio ragazzo? Andiamo, padre Fielding. Avrà notato che tutti i giorni dopo la scuola i ragazzi Pennypacker passano in bicicletta davanti alla sua chiesa. I ragazzi Pennypacker? Beh, la maggior parte. Sono 8 al completo. Pennypacker. Conosco il loro padre. Lo conoscerà quando sarà stato un po' di più in questa congregazione. Addio! Ehi, reverendo, telegramma. Salutami, mio padre è in chiesa. No, no, questo è per lei, non per suo padre. Per me? Mai ricevuto un telegramma in vita mia. Forse è morto qualcuno.
Viene da Providence, Rhode Island. C'è giusto un clima che ammazza. Ce l'ho fatta! Va dentro a dire a mio padre che ce l'ho fatta! A far che? Digli così e basta! Torni qua immediatamente! Ragazzi, vieni lì! Ciao, ragazzi! Ciao! Ciao! Io devo parlare con Catherine. Volete dire che ci sono? Perché? Per favore, ragazzi, ho fretta. Chiamatela! Kate! C'è il reverendo! Ehi, e le scarpe? Vai per telline? Kate! Kate! Ci siamo, ci siamo! Che è successo? Via voi! Kate, non potevo aspettare, dovevo volare qui. Io, che cosa? Oh, niente, ero su che mi vestivo quando ho sentito la tua voce e allora... Kate, non puoi immaginare cosa è successo. Ma cosa c'è? Beh, io sono a piedi nudi. Oh, a piedi nudi? Oh, ti prego, non ti scandalizzare. Guarda, faccio toccare il vestito in terra e neanche te ne accorgi. Vedi? Leggi, Kate. Oh, è del vescovo di Rhode Island. Ho ottenuto il vicariato, una chiesa mia. Oh, Willy. Significa che non sarò più il fattorino di mio padre. Farò tutto io. Oh, vai, burro, ho tanta voglia di gridare. Scusami, sono talmente eccitata. Oh, è soltanto una parrocchietta, non come quella di papà. Ma è tutta mia. Si chiama San Giacomo. San Giacomo? San Giacomo minore. Tu la farai grande e meravigliosa. Per tutta la strada, con quel telegramma in mano, pensavo potrò dirle finalmente che io ti amo. Oh, Willy. Aspettavo da tanto tempo di sentirtelo dire. Oh, Willy, io... Oh, oh. Scusami. Se ti chiedessi di fare qualcosa di spregiudicato, temerario, folle. Folle, ma meraviglioso. Potresti? Beh, io non lo so. Tenterei. Fammeli vedere. Oh, Kate. Sono piedi bellissimi. Danno l'impressione di aver sempre sfiorato la terra. Beh? Oh, ah, Wilbur, conosci mio fratello Harry, vero? Salve, Harry. Salve. Non hai finito di leggere il telegramma? Ah! Dice che devi presentarti nel Rhode Island il 16 di giugno. La settimana prossima. La prossima? Martedì. Ciò significa che dovremo annunciare subito il fidanzamento. Oh. Un giorno verrai nel Rhode Island e sarai con me per sempre. Per sempre. Un giorno? Io voglio venire a Rhode Island insieme a te martedì. Ma non siamo neanche fidanzati. Ci possiamo fidanzare e sposare nello stesso giorno. Ma Catherine, i fogli e poi le pubblicazioni di matrimonio devono essere esposte. Ci vogliono delle settimane. Ma tuo padre non può farci avere una dispensa speciale. Wilbur, questo è un caso di emergenza. Sì, forse potrebbe. Ma tuo padre cosa ne pensa? Oh, per quanto riguarda mio padre non ci sono preoccupazioni. Per cominciare, lui è a Filadelfia. E sono sicurissima che sarà dalla nostra parte. So bene cosa pensa lui di certe superatissime convenienze. Vieni che ti faccio vedere una cosa. Indovina cos'è questa? Una camicia da notte. È da giorno. Vedi, senza collo inamidato. Questo è attaccato, cucito. E lui porta queste? Mio padre dice che entro 10 anni le porteranno tutti. Dice che il colletto alto è una forma di detenzione. Vedo che tiene anche i polpacci in libertà. Se la pensa così sugli indumenti, puoi immaginare come la pensa sul matrimonio. Mio padre dice, virgolette, tutto l'apparato del matrimonio è il rito medioevale. Chiuse virgolette. Sì, sì, questo potrà andare per Filadelfia, ma siamo a Harrisburg. Oh, Harrisburg, Filadelfia.
per noi due, Wilbur, sarai Rodine. Oh, Wilbur, il tuo presbiterio sarà il più lindo e brillante dei presbiteri del mondo. E io dirigerò l'associazione delle signore. E sarà una vera associazione, non delle zittelle. Oh, oh, Wilbur, oh, io sento qualcosa. Sento il fuoco sacro dell'amore dentro di me dirmi che questo non è peccare. Tu lo senti? Ancora no, Kate, dopo il matrimonio. Senti, cerchiamo di ragionare con calma. C'è una cosa sulla quale mio padre insisterà prima di sposarci. Cioè? Un incontro vis-à-vis con tuo padre. Ma non è un problema, a mio padre piace la conversazione. Kate, io veramente ti adoro. E adoro i tuoi piedini. Calabroni. Di là c'è un uomo sul divano con Kate. Lui le scarpe ce l'ha, ma lei no. Oh! Ti appunto un calabrone? No, ma hai sentito cosa t'ha detto? Mamma! Mamma! Oh, mamma! Dobbiamo far venire papà da Filadelfia. Perché dobbiamo far venire papà da Filadelfia? Oh, perché ci vogliamo sposare subito. Complimenti. Non ti facevo da incastrare un uomo. Come? Che stavi intrattenendoti con questo giovane a piedi nudi? Con un ministro di Dio. Oh. Ma signorina, tanto ci sposiamo. Che bello, si mangia di confetti. Dammi il piede destro. Che bello, che bello. Licenziosa. Giovanotto, si volti dall'altra parte. Beh, mamma, che ne dici? Io dico che tuo padre è a Filadelfia e che non torna fino al primo di luglio. Vuol dire che non verrebbe per un'occasione simile? Quando è a Filadelfia non possiamo contare su di lui. Mio marito dirige la nostra compagnia un mese a Filadelfia ed un mese qui. In 20 anni di attività non ha mai intaccato i due turni di un solo giorno. E non sta a noi rompere una tradizione. Papà dice che nessun Penny Packer vive secondo canoni imposti dalla consuetudine. Noi seguiamo i nostri istinti. Kate, cara, non ci si sposa in forza di un istinto. Beh, qualcuno sì. Kate, cara, non agire d'impulso. Sarebbe bello, mettiamo, sposarsi in autunno. Ma sarà bellissimo sposarci martedì. Martedì? Ma impossibile. Perché, Jane? Non vorrai che le ragazze di Rhode Island mettano gli occhi addosso a Wilbur mentre è ancora a scapolo? Ecco, è giusto. Tutte le maritabili della sua congregazione lo aspetterebbero al varco. Usando chissà quante arti. Oh, scrivi a papà. Emily, non puoi. Andrà su tutte le furie. Sarebbe molto peggio se non lo mandassimo a chiamare per fiutare i fiori d'arancio e per accompagnare sotto braccia all'altare la sua piccola Kate. Oh, mamma! Harry, posa quel cocomero, scrivi quello che ti ho detto. Sì, mamma. Momento, fammi vedere che cosa scrivi. Pronto, mamma. Signor Orazio Penny Parker, alimentari Penny Parker, Filadelfia. Caro papà. No, nessuna premessa, entriamo subito nel vivo. Nostra figlia Catherine, Wilbur Fielding, giovanissimo pastore, seguendo istinto, certissimamente da te approvato, fermamente risoluti contrarre matrimonio martedì prossimo. Stop! Se non trattenuto improrogabili impegni, attendiamoti domani, treno ore 10:20. Stop! Preghiamoti infrangere tradizione ventennale. Vogliamoti. Esigiamoti. Emily. Bene, bene, bene. Appena ieri, o è passato qualche giorno di più, la tenevo sulle ginocchia. E oggi? Dove eravamo, signorina? Stava dicendo che aveva una sulle ginocchia, signor Penny Packer. Ah, sì. Crescono quasi al tradimento.
Devo archiviarla, signore? Sì, brava. Ma no. No, no, non importa. A che ora sarebbe la riunione? Esattamente fra 9 minuti. La rimandi. Rimandarla? Che altro c'è oggi? La sua conferenza al Club dei Precursori alle 16. Che titolo avevo stabilito? Le donne pare che siano persone, fatele votare. Meglio che la mandi alla stampa. Non potrò fare la conferenza perché non sarò in città. Ma, signore, non portavi i bambini al circo stasera? Sono mortificato, ma non posso. Mi dica, signorina, le piacciono gli elefanti? Sì, signore. Allora mi farà un vero favore se... Oh, grazie, signore. Io parto per Harrisburg. Avverta la cuoca che non andrò a cena. Starò via una settimana. Ma, signor Pennypacker, siamo alla metà del mese. Per una volta devo ignorare il calendario. Dove sta andando? Ad avvisare lo chauffeur. Perché? Ho forse parlato di chauffeur? Come guida da sé. Certamente. E sarò là prima del tramonto. Ma, signor Pennypacker, andare da qui a Harrisburg su quel diabolico meccanismo, nessuno ha mai osato. Signorina, quando lei venne in questo ufficio, qualche anno fa, altri uomini d'affari assumevano segretari del suo sesso? Chi si espose al ludibrio della categoria assumendola? Certo, fu un atto temerario ardito, signore. Debbo convenirne. Ma io non seguo i sentieri battuti, mai seguiti. Mai li seguirò. Bisogna liberare questo mondo dalle forche caudine dello statu quo. Oh, signor Pennypacker. Sì? Prima di partire, se potesse firmarmi questa sola. Che cos'è? È per autorizzare il licenziamento di 2 donne in sala imballaggio. Per inefficienza? No. Sono venute a lavorare col rosso sulle guance, signore. Questa è la prova, signore. Il caporeparto l'ha trovato nei loro armadietti. C'è un errore, signore? C'era altro che? Quello da licenziare è il caporeparto. Oh. Perché le donne che lavorano qui non devono farsi più belle che possono, eh? Se aiutano la natura con un po' di anilina, chi siamo noi per arrestare il progresso? Sia buona, signorina. Io gli devo parlare immediatamente. Dovrà attendere e passare dalla segreteria. Dov'è il suo segretario? Qui, nell'ufficio accanto. E quando esce lui? Non lo so. E non è un lui. Che cosa desidera? Voglio parlare col signor Pennypacker. Non c'è. Se possa esserle d'aiuto. È presidente della Lega Darwinista, vero? Non importa che bisbigli, è fiero di esserlo. Ehi, ma dico, cosa fa? Qui non si può entrare. Il signor Pennypacker non ammette nessuno nel suo ufficio se non previo appuntamento. Sono questi i libercoli che ha spedito a tutta la città? Sì, se ne vuole uno lo prenda e se ne vada. È gratis. E così noi discendiamo tutti dalle scimmie? Tutti, compreso lei e me. E ora addio. No, no, un momento. Questa faccia non mi è nuova. Ci sono, è il capo della polizia. Sono contenta che l'abbia riconosciuto. Questa è una missione. Sa chi sono io? Oh, è uno sceriffo. E gli debbo consegnare una citazione. Ma non si può citare una persona solo perché credi in Darwin? No, ma il capo può citarlo per diffamazione, per averlo presentato come il perfezionamento di un gorilla. Beh, il signor Pennypacker ora non è qui. Ah, va a casa presto, eh? Non è neanche a casa. È partito? Esattamente. Per dove? Non penserà mica che gliel'avrei detto, anche se lo avessi saputo, eh? Me lo dirà. Oh. Sappia, signora, che io sono il messo più efficiente di tutto lo stato della Pennsylvania. Ciao. Cosa fai tu qui? Sono venuto a prendere i biglietti. Ah, quelli del circo, li ho di là. Dove ha nascosto il padrone? Nel cassetto?
Non far dello spirito, non mentivo. Ma se era qui un momento fa. Fortunatamente ora è sulla strada di Harrisburg. Di Harrisburg? Grazie tante. Tarara punti, tarara punti, tarara punti, assassini, demoni, posso del Avete sentito? Sciò! Ma che non verrò a diverbio con voi, mi fate perdere tempo. Non c'è nessuno qui che mi dia una mano? Ehi, non c'è nessuno? Ripeto, non c'è nessuno qui? Zitta, sta tranquilla, te la ripago. Fa soffiare il naso a Benny. A scendere. Oggi no. Ma come? Non è venuto. C'è un'unica spiegazione. Non ha ricevuto il telegramma. Oppure non è consenziente. Oh, sciocchezze. E ora? Cosa facciamo? Si va a casa e torniamo qui al prossimo treno. Andiamo, ragazzi. E attenti ai vestiti buoni. Arriverà certo.
successo? Dove se ne vanno tutti? Tuo padre non è arrivato. Allora perché mi hanno fatto soffiare il naso? Benny! Mi scusi, signore. Perdoni se la disturbo, ma mi potrebbe indicare la strada più breve per l'alimentari Pennypacker? È in Rowan Street. Ecco, attraversa i binari e prende a sinistra. Al primo angolo c'è la chiesa di Santalbon. Prosegue fino al secondo angolo e lì non c'è nessuna chiesa. Però si vede la chiesa del primo Battista. Davanti a quella c'è un grosso edificio di mattoni rossi e allora... Ah, lo so com'è. C'è una fotografia nell'ufficio di mio padre. Grazie tante. Sono sicura che tuo padre sarà sul prossimo treno, Catherine. Oh, io lo spero proprio. Non è venuto sul treno. Ah, finalmente! Dove diavolo siete stati? Sono ore che aspetto. Ho trovato la porta aperta, un invito a qualsiasi ladro. Hai trovato qualche ladro, nonno? Non parla spiritosa con me. Perché mi si è fatto aspettare? Non ti aspettavamo. Neanch'io mi aspettavo di venire e non sarei venuto se non ci fosse un motivo. Bambini, salutate vostro nonno. Ciao, nonno! Ciao, nonno. Papà. Ciao, nonno. Cosa ti do? Una tazza di caffè oppure un bicchierino? Io non voglio caffè e non voglio bicchierini. Io voglio una spiegazione. Sono il capo di questa famiglia o no? Nonno, state a rispondere, lo sono. Perché allora devo sapere le cose più importanti in modo insultante? Insultante? Stamani George stava servendomi la colazione. Sono tanto contento per Miss Catherine, dice. So forse io di cosa sta parlando? Ho dovuto chiederglielo. Me l'ha detto lui. Aveva il piacere di dirmelo. Lo aveva saputo dal lattaio. Mi si partecipa al matrimonio di mia nipote attraverso i vasi fondi di Harrisburg. Avevo pensato di dare a mio marito il privilegio di dirglielo. Tuo marito è a Filadelfia. L'abbiamo mandata a chiamare con un telegramma. In piena stagione. Non può lasciare lo stabilimento di giugno. Ti prego, cerca di comprendere, nonno. È stato tutto così improvviso. Tu va sopra e porta con te tuo fratello. Mia virtuosissima figlia, la sera chiudi sempre a chiave la porta di camera tua? Ma certo, papà. Allora vai in camera e dai due giri di chiave. Tu vieni con me di qua. Emily, per quel poco che so, quando due si sposano è perché hanno il consenso dei genitori e di qualche altro congiunto. Dopo un periodo di corte universalmente nota di almeno 2 anni. Così presi moglie io, così ti sposasti tu, così si fa in una società rispettabile e civile. Ho ragione? Sì, credo di sì. Allora, in nome del cielo, spiegami, se puoi, questa maratona all'altare di tua figlia. Signor Pennypacker. Io non sono venuto per litigare con te, sono qui in vostro aiuto. Io sono il nonno di Catherine. Se per caso ci sono dei panni sporchi in questa famiglia, tirali fuori. Dei panni sporchi? 2 giovani si sono innamorati. Ah, sono innamorati e si vogliono sposare. È questo che preferisci credere, eh? Che altra ragione ci potrebbe essere, secondo lei? Non lo sai? Forse Catherine è costretta a sposarsi. Wilburn è pastore, figlio di pastore. È un uomo. Va ad aprire. Ci sarà chi va ad aprire. Quello che esigo da lei in questo particolare momento sono delle scuse. Avanti, avanti. Io cerco un certo signor Orazio Pennypacker Junior. Abita qui? Sicuro che abita qui, però adesso non c'è. Dammi la palla. Che cos'è? Una pensione? È casa nostra, ci siamo nati. Il signor Pennypacker abita con voi, vero? E dove vuole che abiti? Mi dica, c'è già stato qui uno calvo che veniva da Filadelfia? No. Mi è caduto un dente. Che cosa desidera, signore? Sto cercando il signor Orazio Pennypacker. Sta per arrivare da Filadelfia col prossimo treno, si spera. Non arriva in treno, è venuto con la sua automobile. Bambini, ora andate dentro! Che c'è? Abbiamo un'automobile! Sì, e poi? L'ha detto quel giovanotto! Questo giovanotto vuol parlare con Orazio.
Scusi, in merito a cosa vuol parlare col signor Pennypacker? Motivi personali e urgentissimi, la prego signora, le dispiace se lo aspetto qui? No, di certo, lei si accomodi. Grazie signore. Tutti su, non abbiamo nessun automobile, via, via. Chi ti dà la sicurezza che tuo marito non abbia comprato un'automobile? Mio figlio marcia col progresso. Chiunque si conduca ad essere il presidente della Lega Darwinista può anche arrivare a comprarsi uno di questi pazzi ordigni. Non vedo che cosa ci sia di male nel progresso. Ti sorride il sospetto di essere la madre di 7 piccoli cercopitechi? 8. Ah, va bene, 8. Ma per ora io penso alla maggiore. Catherine non è sua figlia, intanto. Chiunque risponde al nome di Pennypacker è sotto la mia responsabilità. Cosa vuole, giovanotto? Mi è parso di sentir fare il mio nome. Giovanotto, lei sta interrompendo un consiglio di famiglia. La prego, dovrà aspettare di là. Ma chi è che aspetta? Mio padre. E chi è suo padre? Orazio Pennypacker. Orazio Pennypacker di dove? Di Filadelfia. Per favore, mandalo via. Sono davvero molto spiacente, ma comincio a pensare che lei cerchi un altro Pennypacker. Davvero? Quello che sta cercando lei è suo padre, ha detto? Sì, signore. Il nostro signor Pennypacker è già padre di 8 bambini, proprio qui in questa casa. Oh, io credevo di avere l'indirizzo giusto. E ora ci vuole scusare? Oh, ma è un Pennypacker, possiamo almeno trattarlo gentilmente. Come si chiama di nome? Orazio. Orazio Pennypacker, come mio padre. Junior? No, signora, terzo. Terzo? Ci sono ancora dei Pennypacker, fieri del loro nome. Chi le ha dato questo indirizzo? L'ho trovato nell'ufficio di papà, ero andato là. Dov'è l'ufficio di suo padre? In Rowan Street. Rowan Street? Rowan Street? In che ramo d'affari è suo padre? È il vicepresidente dell'Alimentari Pennypacker. Cos'è? Il vicepresidente della Pennypacker e compagni. Ha 2 stabilimenti, uno qui e uno a Filadelfia. Lo so, io sono il presidente. Allora conoscerà mio padre. No, io no, abbiamo da fare. Buongiorno. Un istante. Che tipo è suo padre? Ha i baffetti rossi e porta sempre i calzoni alla zuava. È strano. Anche mio padre porta sempre i calzoni alla zuava. Elizabeth, via! È malcreante. A interrompere i grandi. Ragazzo, chi ti ha detto che tuo padre è all'Alimentari Pennypacker? C'è sempre stato. È la sede di Filadelfia? Sì, signore. E in che via si trova? Maple Street. Da principio, quando mio nonno iniziò l'attività, era solo una baracchetta. Mio padre dice che quando qualcuno chiedeva a mio nonno cosa facesse, lui diceva di avere una porcherie. Oh! È francese, vuol dire porcile. Papà dice sempre che al nonno piacevano i soldi, ma non sopportava l'idea di farli coi maiali. Basta! E lei è il solo figlio? No, signora, sono uno di 4. 4 maschi? Sì, signora. E 5 femmine, noi siamo 9 in tutto. Ciao, papà. Ciao. Ah, caro capo, grazie a lei e ai suoi vigili. Papà, papà! Oh, ero sicura che saresti venuto. Oh, papà. La mia bambina. La mia sposina. Oh, papà, sembra un sogno. Dov'è questo futuro sposo? Si nasconde, è naturale. Beh, gli auguro di essere in gamba. Ti entusiasmerà, te lo vado subito a chiamare. Auguri, tesoro. Così la primogenita abbandona il nido. Perché questo muso lungo? Credevo fosse un matrimonio, non un funerale. Via, Jane, il matrimonio non è poi tanto brutto. Anche Catherine lì sopravviverà. Papà, ci accompagnerai a scuola con la tua automobile? Ma certamente. Devi fare un giro. Prendiamo anche il carro
Non te lo prometto. Oh, papà, come sono contenta che... Come vanno le ballerine? Benissimo, ti guarda. La, ra, ra, la, la, ra. Bravissime! La tua auto è la più bella di tutto il mondo. E tu? Come va con l'aritmetica? 6 per 9 fa? 54. Bravissimo! Teddy, ti vedo bene. Orazio, figliolo mio. Papà, questo è uno dei rari momenti in cui puoi essere fiero di me. Abbiamo raddoppiato la produzione. Ragazzo, ma tu sei di Filadelfia? Oh! Wilbur! 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 È qua, è arrivato! È arrivato? E non è certo venuto da Filadelfia a Harrisburg per dire di no! Lo sapevo che arrivava. Papà, questa è la ragazza che amo. Lo so, la bellezza in bicicletta. Tardive scuse per la mia apparizione. Intendevo abbagliarvi venendo a casa vostra stasera con il mio vestito delle feste, con le rose bianche in mano e i capelli farti. Oh, padre Fielding, lei è veramente un angelo. Figliola, per far la moglie di un pastore una ragazza deve avere le spalle larghe. Papà, ma cosa fai? Cerchi di smontarla? Oh, padre Fielding, forse sarebbe chiederle troppo di venire subito a casa mia a conoscere papà e tutti. Papà, ti prego, ti prendo la giacca. Devo confessarlo, quando Wilbur me lo disse ho chiesto delle informazioni e... Mio padre? Sì, il signor Pennypacker sembra essere un uomo davvero sui generis. Potrà esserci qualche divergenza di vedute fra noi, ma egli è notoriamente un padre esemplare. E questo conta. Orazio! Sta cercando di rianimare Jane. Vuoi agenti, gli discendere immediatamente. Emily, hai parlato col mostro? Quando pensa ne abbia avuta la possibilità? Con tutti sempre d'attorno. Compreso me, eh? Meno male che ci sono io d'attorno. Mandamelo immediatamente giù. Silenzio! Silenzio! Via le mani da quella tromba! Voglio silenzio! Voglio il silenzio e saluto! Ma con chi sta parlando, Marnacchi? Dico, sono o non sono bastonando? E non state a rispondere, lo so! Zitti! Zitti! State tutti zitti! Smetti con quella tromba! Vi avverto per l'ultima volta! Mettete di far baccano o vi sbriciolo la mazza sul sedere! Oh! 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 Che piano hai concepito per sbarazzarti di me? Emily. Sì, io mi chiamo così. Come sta Jane? Jane è fortunata, perde la conoscenza. Ora, Emily, voglio tutta la tua attenzione. L'avrai. Non c'è niente. Tranne quel ragazzo di Filadelfia. Là fuori, vicino alla gabbia dei conigli, che sta facendo dei commoventi tentativi di rendersi invisibile. Sarà meglio che prima ti occupi di lui. Orazio, dimmi. Perché sei venuto a Harrisburg? Ti cerca uno sceriffo con una citazione, me lo ha detto la tua segretaria. C'è una denuncia per diffamazione. Oh? Per il libricino delle scimmie. Ah. Ti manderanno in prigione? No, loro no. Benché altri possano accarezzarne l'idea. Beh, figliolo, immagino che tu abbia delle domande da farmi. Beh, io veramente sì. Rimandale a quando torniamo a Filadelfia. Sì, papà.
Papà, spero di non averti combinato qualche guaio. Dicevi sempre, agisci di tua iniziativa. Davvero? Bene, hai agito ed eccoci qua. Ora vai in cucina e mangia qualcosa. Parleremo dopo. Emily, non c'è niente che qualche minuto di conversazione calma ed intelligente non possa appianare. Non far conferenze, ti prego, Orazio. Emily, non litighiamo tu e io. In tanti anni non abbiamo mai neanche alzata la voce fra noi due. L'oggetto della discussione va molto oltre il litigio. È colpa mia se questa rivelazione è giunta come è giunta e ne sono addolorato. Ma se tu mi prometti di non trascendere, io ti spiegherò. Potrei spiegarlo anche a Catherine. È lei che dovrebbe diventare la moglie di un reverendo. Il mio primo dovere è verso di te, caro. Ma se ti preoccupi per Catherine o chiunque dei ragazzi, ti dico subito che è inutile. Non sono dei ragazzi comuni, sono nostri. Hanno larghe vedute e sono totalmente privi di pregiudizi. Quanto sbagli, Orazio, quanto sbagli. Che vergogna, Dio mio. Ti vergogni? Beh, io proprio non ci riesco. Provo piuttosto un senso di fierezza per quello che ho fatto. Fierezza? Sì, Emily, fierezza. Vuoi dire... tu... no, non è possibile. Cosa non è possibile? Vuoi dire che hai fatto qualcosa di buono? Almeno io ci ho provato. Hai adottato quel ragazzo, l'hai trovato per la strada. Emily, ce ne sono 9. E li hai adottati tutti. Una disgrazia li ha privati dei genitori e ti sei addossato il carico di quelle creature. No, Emily. Sono tutti miei. Ne ho sposata la madre. Oh! Non mi toccare, non accostarti a me. Non mi hai mai amata. Non puoi mai avermi amata. Tu sai che non è vero. Ti ho sempre amata. Ti amerò sempre. Come puoi dire così quando hai fatto la peggiore... Tu mi hai calpestata. Cosa calpestata? Oh, ma guardati in giro. Però c'è un'altra donna. È per questo che ti vergogni tanto? Emily, Emily, ti prego, ascoltami. Tu devi ascoltarmi. Ti prego, lasciami. Ma non mi hai dato il modo di spiegare. Orazio, ti prego! Emily, che ne sai tu che non abbia sposato prima l'altra? E lasciato lei, metti il caso, perché mi ero innamorato di te. Renderebbe la cosa più romantica. No, non è questo il punto. Ma ti darebbe maggior conforto. Fu così? Rispondi alla mia domanda, ti prego. Sto cercando onestamente di appurare come la pensi. Fu così, Orazio. Fu così. Very well, if you really want the facts. Oh, my heavens, don't. Don't tell me. What's the matter? Sarebbe orribile, sarebbe peggio. Cosa? Il mio matrimonio non sarebbe neanche legale. Tutti i miei figli sarebbero illegittimi. Attento all'ultimo scalino, padre Fielding. Eccoci qua. Accomodatevi. Ok. Il peggiore non potete trovare. Avanti, papà. Siamo venuti più presto che abbiamo potuto. Pensa, mamma. Padre Fielding vuole sposarci nella sua chiesa. Non è magnifico? Oh, e questi sono papà e la mamma. Molto lieto, padre Fielding. Complimenti, giovanotto. Vale oro quanto pesa la mia piccola. Ma cosa ha fatto, zia Jane? È svenuta. Ma perché? Ho paura che mia cognata abbia l'abitudine di stringersi troppo. No, mamma, non è stato mica il busto. È perché tu hai detto che noi siamo tutti gli illegittimi. Elizabeth, ma che stai dicendo? Che cosa ha detto? Com'era quella parola? L'illegittimi. Non fate caso. I bambini acchiappano le parole al volo come i cani le mosche. Non vi fate imbambolare dalle chiacchiere di quell'individuo. Tanto vale guardare in faccia la realtà a tutti. Mio figlio è un bigamo. Ha due famiglie, una qui e una a Filadelfia. Una di 8 figli e l'altra di 9. Mio figlio non è un uomo, è un centro di ripopolamento. E ora, dov'è il mio cappello? Mm.
È forse questo? Ecco, era questo. Come io una volta ero membro di questa famiglia. E ora me ne vado. E se volete un buon consiglio, andatevene anche voi, finché siete in tempo. Scusi, lei è il signor Orazio Pennypacker? Sì. Proprietario dell'alimentari Pennypacker? Sì, e non mi secchi. Con una fabbrica qui e una a Filadelfia? Che figuri se non lo so. C'è una citazione. E chi? Non faccia l'ingenuo. Dai, è pazzo. Togliti di mezzo. Signor Pennypacker, io l'arresto per percosse a un rappresentante della... Ehi, cosa? Ma io le faccio rapporto al sindaco. Io sono una personalità in questa città. Non sa chi sono. Ma io la rovino. Con precisione. Ma ve l'ho detto! Beh, se è vero, cosa vuol dire? Non lo so. Vuol dire che siamo diversi, diversi da tutti gli altri bambini. Diversi in bene o diversi in male? Quando pensa come mi guarderanno in classe. Io non so proprio come potremo tornarci a scuola. E poi per la strada ci additeranno tutti e ci diranno chissà che parole. Parole o parolacce? Acce, acce. Io però non sapete cosa faccio? Io prendo marito così me ne posso andare come Kate. Ma chi ti sposa con quella faccia? Io non sono tanto sicura che questo matrimonio si farà. Guardate. Oh, Emily, povera creatura. E ora che cosa farai? Ah, io certo non sverrò e neanche tu d'ora in avanti, intesi? Ora bisogna pensare a Kateri e a nient'altro. Catherine, povera Catherine. Se svieni ora ti schiaffeggio. Catherine, a Dio piacendo, martedì si sposerà. Ma devi aiutarmi, hai capito? Sì, Emily. Tu dimmi cosa vuoi che faccia. Il tuo abito nuziale. Sì. Oh. Dovrai ridurre un po' la scollatura. La portavo davvero così ardita. Forse possiamo togliere dallo strascico abbastanza stoff per le maniche. Ah, prendi quella rivista con la fotografia di quella Vanderbilt in abito nuziale. Può darsi che possiamo rubare qualche idea. Lì. Ma Emily, in nome di Dio, dimmi che cosa ti fa sperare che padre Fielding permetterà a suo figlio di sposarsi con Kater. Pardon, signora? Orazio, ti rendi conto che il reverendo Fielding ti sta ancora aspettando giù? Mia cara sorella. Uno dei più perfetti dispositivi architettonici è l'anticamera. Essa dà modo alla gente di sbollire. Emily, pensi che per una volta dovrei mettere un collo alto? Orazio, il reverendo non noterà l'altezza del tuo colletto. Si interesserà molto di più della dirittura morale del futuro suocero di suo figlio. Via, Emily. Lasciati servire da me. Stai cercando qualcuno? Sì, infatti. Perché non sono sicuro se mio padre, cioè tuo padre, non abbia qualcos'altro da dirmi. Oh, senti, vorrei farti qualche domanda, se posso. Tu sai quando mio padre sposò tua madre? No, io no. Ma so che si sposarono in chiesa. Beh, senti, vecchio, non offenderti. Non faccio per indagare. Se vuoi saperlo, preferirei che mio padre avesse sposato prima tua madre. Perché? Beh, tu non hai idea di quanti grandi uomini erano figli naturali, degli illegittimi. È questo che stavi cercando? Tu vai alla B. Ci trovi i più grandi uomini della storia. Ma guarda, Leonardo da Vinci, Guglielmo il Conquistatore, Alexander Hamilton. Uno dei fondatori del nostro paese. Si vede che è una cosa che dà un'impronta. Ora che ci penso, in uno dei grandi drammi di Shakespeare c'è un illegittimo. Fa un bel discorsino. Relì, atto primo, scena seconda. Ragazzi, l'ostracismo agli illegittimi è un'antica piaga. Io la disapprovo nel modo più assoluto. Io sarà meglio che torni a casa, papà. Buona idea, Orazio. Ci vediamo dopo, Orazio. Ecco, tieni. Grazie.
Senti, papà, tornerai, vero, a Filadelfia? Voglio dire, da noi. Figliuolo, come puoi dubitarne? Oh, io non mi preoccupo per me. Ma Trudy è ancora piccina. E Charlie e Anna, gli mancheresti. Quando arrivi a casa, abbracciali forte, forte per me. Sono fiero di te. Mi scusi se l'ho fatta attendere, ma mi dovevo dare una rinfrescata. Beviamo un sorso di sherry? Oh, ma proprio una goccia tanto per gradire, la prego. Eccole, una goccia tanto per gradire. Basta, basta. A lei? Grazie. Abbiamo un ottimo motivo per brindare, vero? Dunque. Alla salute dei nostri ragazzi. Il loro matrimonio sia felice come... Come il suo, signor Pennypacker? Ma quale? Come è arrivato presto al nocciolo, reverendo. Ci sediamo? Non vuole sedersi? Da quando mi sono alzato dal cappello di suo padre ho avuto una sensazione di profondo disagio in questa casa. Le riempio il bicchiere, dissiperà quella sensazione. No, grazie. Signor Pennypacker, prima di udire la mostruosa accusa di suo padre, io ero pronto a dare di tutto cuore il mio consenso a questo matrimonio. Caro reverendo, quel consenso non sarebbe mai stato suo, né mio. La responsabilità dell'accoppiamento grava su di una legge nota come selezione naturale. Selezione naturale? Ma questa è la teoria di Darwin. Esattamente. La mia preoccupazione al momento non è il professor Darwin, ma l'avvenire di mio figlio Wilbur e di Catherine. Wilbur va nella sua prima congregazione. Lei cosa immagina che diranno alla congregazione del Rhode Island? Che Catherine è una simpatica, graziosa e cara ragazza. No. Diranno che è la figlia di un uomo assolutamente privo di qualsiasi moralità. Su, reverendo, affrontiamo il problema in un clima di mutua comprensione e buona volontà. Lei ha forse la pretesa di poter giustificare la sua condotta in nome di un qualsiasi principio? In nome dei suoi principi, se vuole. Oh, via, signor! Mi dica, secondo lei qual è il vero scopo del matrimonio? Se lo fosse posto lei a suo tempo questo quesito. Me lo posi? È la procreazione della prole. In un'unione benedetta da Dio. Dio ha benedetto entrambe le mie unioni, abbondantemente. Ah, reverendo, fra i suoi parrocchiani, qual è di media il numero di figli per famiglia? Tre, forse quattro. Io ne ho 17. Nessuno. Nessuno, se sano di mente, può attendersi che un uomo sani una simile situazione. No, ma certo merita il doppio del rispetto e dell'ammirazione del marito americano medio con un solo cavallo di potenza. Non ho fatto un lavoro doppio, un signor doppio... Pennypacker! Il solo reato di cui sono colpevole è di precorrere i tempi di 50-60 anni. Lo ammetta, reverendo, lo ammetta. Arguisco dal suo silenzio che comincia a capire. Non cerchi di irritirmi con la dialettica. Dove eravamo? Signor Pennypacker, io non sottovaluto la responsabilità di nutrire e di educare 17 figli. Ciononostante vi sono leggi religiose, civili e morali, e lei si è beffato di tutte. Via, reverendo. Io ho esaminato le leggi, le ho trovate manchevoli, ne ho fatte di mie. Il mio avere due mogli e due famiglie è il risultato di innumeri applicazioni di principi scientifici. Quanto al fatto se essi siano morali o no, ammetta che la moralità è una mera questione di latitudine. Questa potrà essere la sua opinione, signore, ma non è certamente la mia né quella del nostro mondo. Allora mi spieghi, caro reverendo, come un atto possa essere immorale a Filadelfia, ma perfettamente morale a Salt Lake City. A Salt Lake City? I mormoni stanno sconfessando in massa la poligamia. Sì? E l'Oriente? Dove gli Aren sono una sana istituzione di cui gode i due terzi della popolazione? Cosa strana, la morale permette agli orientali mogli a volontà, però nessun alcolico. Qui negli Stati Uniti siamo ridotti a una moglie sola, ma ci passano whisky a volontà per sopportare la limitazione. Ora le chiedo, questa è moralità o geografia? Cosa c'è, reverendo? Lo sherry, immagino. Deve essere lo sherry. Ne gradisce ancora? No, al contrario. Quella goccia sembra darmi dei disturbi alla vista. Ho visto navigare degli oggetti a mezz'aria. Signor Pennypacker, lei non è un mormone. Lei non è un orientale. Lei è un uomo con una moglie di troppo. Beh, allora senta.
Un mio amico a Filadelfia è sposato, arcistufo e infelice con la stessa donna da 30 anni. Io direi che lui ha una moglie di troppo, non io. Può una goccia di sherry far vedere doppio? Forse lei è in stato di shock, reverendo. Ma ricordi questo. Qui non è saltato fuori nessun concubinaggio. Io non ho amanti. E non sono stato sorpreso in sordide camere a ore... Signor Pennypacker! Papà, ti prego. Wilbur, proprio ora che sto aprendo gli occhi a tuo padre irrompi così. Ma che cosa vuoi? Il gabinetto è nel sottoscala. Oh, reverendo... Signore, non è necessario che lei illumini mio padre. Io voglio che parli con Kate. Catherine, pensavo una cosa. E se facessimo Wilbur consigliere delegato delle alimentari Pennypacker? Voterà per procura da Rhode Island. Papà, io non ci vado nel Rhode Island. Io non posso sposare Wilbur per il suo bene. Come affronterei la sua congregazione con questa... con questa vergogna addosso? Kate, non devi distruggere le nostre vite. Oh. Ma non è colpa tua, mia piccola Kate. Devi riflettere veramente. Qualunque cosa abbia fatto tuo padre, non ha mai inteso di far del male a voi. Ha fatto del male a te. Non ne aveva mai fatto fino ad oggi. Che Dio mi perdoni, forse io meritavo soltanto metà di tuo padre. Forse metà era il massimo sopportabile per una donna. Amen. Forse tu potrai scusarlo, mamma. Io no. Brava, il fallimento di un'educazione. Ho generato una conservatrice. Ho cresciuto i miei figli, o almeno così ho creduto, con la mente aperta. Kate, tu mi hai giudicato. È un tuo diritto, ma è possibile che tu non sia obiettiva. Non sei la mia sola figlia. Lascia che mi giudichino anche i tuoi fratelli. Loro non stanno per sposare pastori. Se non mi riconoscessero colpevole, tu li ascolteresti? Al voto della maggioranza, signor Pennypacker. È una giuria di miei pari, reverendo. Non puoi coinvolgere i bambini in questo orrore. Perché no, mia pura sorella? Ma sono dei bambini, non sono in grado di giudicare. Secondo me lo sono. A proposito, dove sono? Forse sono sull'albero. Vedrai che sono in soffitta. Non sono mai stati così silenziosi. Ehi, ragazzi! Ragazzi! Ehi, ragazzi! Mamma! Mamma! Papà! Cosa c'è, Henry? Sono scappati. Ma cosa c'è scritto? Cominciava, cari mamma e papà. Però poi hanno cancellato e papà. Ah, non era lo sheriff. Ma ciò è assurdo. Perché dovrebbero essere scappati? Lo sai perché. Oh, oh. Jane, non sveniamo, vero? Non saranno andati lontano. Kate, Wilbur, correte in Poplar Street. Guardate anche nei vicoli. Io vado giù alla scuola, mamma. Bravo. Jane, tu va a chiedere per tutte le case di vicini e senza dare tante spiegazioni. Sì, Emily. Lei voleva un verdetto dai suoi bambini, signor Pennypacker. Gliel'hanno lasciato. Vuole negarlo? Emily, se avessi saputo di provocare tanta agitazione, non avrei mai... Mai cosa? Non avresti mai sposato due donne? Va a cercare i miei figli. Che state giocando a rimpiattino
o a ladri e guardie. Ora io batto le mani tre volte e al tre venite fuori. Uno, due, tre. Bambini, non siate monotoni. Allora, per l'ultima volta. Uno. Io vedo qualcosa che si muove dietro quel cespuglio. Fuori, fuori! Chi sei? Teddy? Lori? Sta chiamando me. Io no. Lei sa chi sono, vero? Non mi secchi, sto cercando dei bambini che sono scomparsi. Io li ho visti andarsene. Davvero? Ma non erano suoi. Mi hanno detto che erano i figli del signor Orazio Pennypacker Junior. Idiota! Io sono Orazio Pennypacker Junior. Da che parte andavano? Questa volta ho il Pennypacker che cercavo. Va bene, me l'ha consegnata. Ora, dove sono andati? Di qua o di là? Un momento, signore, lei mi ha colpito. Cosa ho fatto? Sì, mi ha colpito. Ha percosso un rappresentante della legge. Lei è pazzo, mi lasci in pace. Oh, un'altra volta? Deve essere un vizio di famiglia. Lei viene con me. Insegneremo noi ai Pennypacker un po' di rispetto per la legge. Questo è un oltraggio. E le sarò grato se toglierà la mano dal fondo dei miei calzoni. Scusi il ritardo, non immagina i chilometri che ho fatto cercando in ogni strada delle pecorelle smarrite. Sei pecorelle. Sei. Proprio smarrite? In due mi sono imbattuta io. I gemelli erano andati dal loro amico il gelataio e quando siamo tornati le bambine erano sedute sulla panca sotto la vetrata. Lasciate che i pargoli vengano a me. Beh, signor Darwin, non sono venuti da lei. Sono venuti da noi. Non è possibile. Non è possibile che le narici siano capaci di tali vibrazioni. Papà! Papà, smetti! La devi smettere! Papà! Papà, il tuo unico figlio ti scongiura di non condurlo alla pazzia! Smetti! Eccolo qua. Ciao, papà. Henry, mio ottimo figlio. Se non fossi venuto tu, lo avrei strangolato con le bretelle. E allora, i ragazzi? Li hanno trovati tutti. Non erano lontani. Ah. Come pensavo, una marachella, eh? Dio li benedica. Porterò loro dei regali, vediamo. Ci sono pattini a tutti. Lo senti? Il nonno. Tu chiami nonno quello? Questo nitio prontosauro con l'aderoidi, portalo via, portalo via! Ma non lo fanno mica uscire, ha picchiato uno sceriffo. Ah, per me che hai potuto fare? Ti ho portato camicia da notte, pantofole, il rasoio e lo spazzolino. Non penserete che passi tutta la vita qua? Hai parlato con l'avvocato? Mamma dice che non ti occorrono avvocati, che nessuno sa difendersi da solo meglio di te. Corri a casa e dille che questa volta mi occorre. Non posso dirglielo, è partita. Partita? Oh! Stasera, dico proprio stasera. E dove è andata? A Filadelfia. Che è andata a fare a Filadelfia? Lei ha detto per uno scambio di idee con l'altra signora Pennypacker. Harry, come ho sempre sospettato per 20 anni, tua madre è una donna. Ecco, signora, ci siamo. Il signor Pennypacker era il mio miglior cliente. Certo, ora l'automobile.
L'aspetto, signora? Sì, no. Sì, aspetti qua. Il suo giornale. Grazie. Cosa desidera, signora? Lo so, è un'ora impossibile, ma sono arrivata ora da fuori. Potrei parlare con la padrona di casa? Cosa c'è, Jessie? Il giornale. Ma perché non fai entrare la signora? Prego. Altra farinata per Anna e Dick. E ancora non lo sai? Trudy nel latte non vuole la panna. Oh. Io vengo da Harrisburg. Mi chiamo... Come si chiama? Mary, Mary! Sai cosa mi ha fatto Charlie, quel maleducato? Mi ha strappato pane e burro dalle mani. Io? Ma neanche per sogno. È stato Dick e poi me l'ha buttato. Va bene. E non mi piace. Tornate a tavola. Ci penso io a Dick. Papà è via ed eccoli qua, baruffe su baruffe. Era venuta da papà, signora. È sua mamma che sto cercando. Mia mamma? Naturalmente, se la mamma ora non può, posso ritornare più tardi. No, soltanto è strano che lei mi chieda della mamma. Strano? Perché? Davvero non lo sa. Mia mamma è morta da più di 8 anni. Mi scusi, abbia pazienza un momento solo. Insomma, la vuoi finire? Finiscila! Insomma, state zitti, basta! Orazio, ma tu cosa fai lì? Falli star buoni. Senti chi parla, io sto fuori un giorno, torna e che trovo, la casa per aria. Bobby ha una nota sul diario, vuoi sentire che c'è scritto? No, no! Signora Penny. Ciao, Orazio. Io e lui... ci conosciamo. Non potrei stare un po' con voi? Se Jessie mi portasse una tazza di caffè, la gradirei. Ma sì, sicuro, signora. Si accomodi. Sì. Sì, abbiamo anche noi i gemelli. E allora, Orazio, ma perché non mi presenti? Ti prego, Orazio, di loro chi sono io. Questa è la signora Penny Packer, ragazzi. Anche la nostra mamma si chiamava signora Penny Packer. Conosci il nostro papà? Io credo di sì. Vagamente. Signorina, sono quasi le 8. Anna non si è fatta i ricci, Dick non ha puntato le matite e non c'è nessuno che abbia bevuto il latte. Allora, vogliamo finire il latte tutti quanti? No, tutto. Non lo voglio. A me non piace. Io conosco un gioco per bere il latte. Fate tutti così. Anche tu, Mary. Orazio, quando dici il nome di qualcosa che vola, alzate le dita. E quelli che sbagliano devono finire il latte. Tutti pronti? Via! L'aquila vola. La farfalla vola. La beccaccia vola. La focaccia vola. Hai sbagliato. Bevilo, bevilo. Hai bevilo. Devi bere il latte. Avanti. Oh, buonasera. Giovanotto, le dispiace? Papà! Mary, è stata una buona idea, no? L'avvenire sarà delle rotelle. Fa come me, figliolo. Non comprare niente senza un serio collaudo. Tua madre è tornata? No, ancora no. I ragazzi sono a scuola. Tanto meglio così. Ah, per loro i pattini saranno una magnifica sorpresa.
Giovanotto, di a tutti gli altri pattini a mio figlio. Oh, papà. Sì? Come sei uscito di prigione? Semplicemente scusandomi con lo sceriffo. Tuo nonno invece chiedeva giustizia e gli hanno dato altri 2 giorni. Ah, Wilbur, lei abita con noi adesso? Ira. Jay, sono venuto in pattini dal centro, è stato magnifico. Ostilità. Sei tu, mamma? Ah, Kate, luce dei miei occhi. Indignazione. Io dico soltanto che il mio nome passerà alla storia per quello dell'uomo più incompreso della mia era. Mary è adorabile, ma è chiaro che non c'è nessuno a dirle che è l'ora che comincia a portare un bustino. Un bustino avrà. Trudy e Charlie devono andare subito dal dentista, hanno bisogno di una spranghetta. Una spranghetta avranno. Di che Bobby devono... Proprio non riesco a comprendere questo tuo atteggiamento. Ah, no? Mi hai sempre conosciuto per un libero pensatore. Sì, ma non per un libero realizzatore. E che cosa proponi? Per il bene dei ragazzi, poiché hanno bisogno di un padre, continuerai a venire in questa casa, diciamo, amichevolmente. In altre parole, potrai venire qui come ospite. Come ospite? Sì, con la stessa frequenza, a mesi alterni. Ma Emily... Ma allora tu e io... Partita chiusa, Orazio. È evidente, mi pare, che non possiamo più vivere insieme come marito e moglie. E allora io dove... dormirò? Nel guardaroba, in soffitta. Te lo farò sistemare, Orazio. Nel guardaroba, relegato in soffitta come un parente povero. Ma questa è rappresaglia, un'orribile rappresaglia. Non vorrai una ricompensa per ciò che hai fatto? Io ti amo, Emily. Io ti ho sempre amato. E tu avevi sempre compresa e condivisa la mia filosofia. La filosofia è una cosa, 9 bambini senza madre sono un'altra. Ascolta, Emily. No, ascolta tu. Forse tu sarei partito come filosofo, ma in seguito deve essere subentrato qualcos'altro. Cosa? Quando hai deciso che il doppio matrimonio sarebbe stato un dilettevole progresso, ti ha spinto la filosofia o qualcos'altro? Chi ha influito, la filosofia o gli ormoni? Emily, tu mi stupisci, veramente. Io cerco di fare un piccolo passo avanti verso il progresso delle relazioni umane. Orazio, tu... ti prego, non far conferenze. Capisco. Vorresti che mi comportassi da bravo bambino e dicessi che sono stato cattivo. Beh, è un po' tardi per questo. Ma è una cosa che io non dirò mai perché non è vera. Insomma, non avresti fatto niente di male? Ah, io no. E chi allora? Tu. Io? E chi altro? Orazio, tu sei un mostro. Emily. 19 anni fa l'alimentari Penny Packer non aveva di che alimentarsi. Anzi, eravamo sull'orlo del fallimento. Andai a Filadelfia per incrementare la produzione. Già, e la riproduzione. E là mi ha riso il successo. Le nostre salsicce travolsero il mercato. Ma a tali successi non si arriva riscaldando una sedia. Io lavoravo dalle 6:30 di mattina fino alle 8:30 di sera. Dove dovevo andare dopo le 8:30? Al tabarè? A qualche varietà scolacciato? No. Io non sono tipo da Chantose, non sono un Don Giovanni. Vedi, Emily,
Tu mi avevi abituato al calore della casa e alla felicità della famiglia. E così ti sei sentito in dovere di fartene una seconda? Sì. Ogni altro genere di vita sarebbe stato impossibile per me e un'offesa per te. Tu sopravvaluti la mia sensibilità. Come si chiamava? Penelope. Quello che mi stupisce è che tu non mi abbia mai chiamata così. Beh, non è stato facile, Emily. Ma non crederai a una cosa. Ormai posso credere a tutto. Ti assomigliava. Ah, senti, non voglio sapere niente di lei. A proposito, era più giovane di me? Nessuno al mondo è più giovane di te. Non cercare di lisciarmi, Orazio. Io ormai ho già deciso. Tu come vedi l'avvenire? Emily, con questo tuo atteggiamento il mio soggiorno in questa casa sarà una cosa intollerabile. Quindi perché non prendi un po' di tempo per riflettere? Intanto io potrei andare a New York e magari avviare una terza fabbrica dell'alimentare Penny Packer. Una terza fabbrica? Ah, no, caro! Oh, ragazzi! Che belli! Nuovi, nuovi! Un paio per uno. La mamma! È tornata! Viva la mamma! Mamma è tornata, ma non li ha portati lei. Li ha portati papà? Harry, hai detto che papà voleva parlarci prima che scappassimo. Beh, noi ora siamo pronti a parlare. Ma di cosa? Diamoci prima una pulita. Sì, è una buona idea. Va bene, ci vediamo fra un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Siete pronti? Sì. Papà, vuoi entrare, per favore? Non è necessario chiudere la porta. Qualunque cosa abbiate da dirmi, voglio che la diciate davanti a vostra madre, a vostra zia e a chiunque appartenga a questa casa. Non abbiamo segreti in questa famiglia. Già, non abbiamo segreti in questa famiglia. Allora, volete entrare tutti? Beh, papà, la cosa sta così. Hanno discusso sulla situazione di Filadelfia e sono arrivati a una conclusione. No, bambini, sentite. Emily, ti prego. Ho chiesto io questa giuria. Voglio il loro verdetto. Papà. Procedete. Credi che quello che hai fatto sia giusto? Cara Lori, da un punto di vista sociale io sono papà, veramente... A quei bambini di Filadelfia? Sì. Vuoi più bene che a noi? No, Elizabeth, non voglio più bene a loro, ma non gliene voglio neanche meno. Io vi amo tutti ugualmente. Era da tanto tempo che avevi quell'altra famiglia, non è vero? Sì, figlio. Se pensavi che fosse giusto, perché non ce l'hai detto prima? Sì, perché hai aspettato fino ad ora? Beh, io... ve l'avrei detto certamente in seguito. Quando ce l'avresti detto? Quando foste stati grandi. Come Kate? A Kate l'hai detto? Già, gliel'hai detto. No, non gliel'ho detto. Alla mamma l'avevi detto? Lei è grande. A lei c'erano altre ragioni per cui non potevo dirlo. Io credo che a me lo abbia detto. Accennasti una volta che parlavamo di matrimonio. No, no, io non dissi niente. Però grazie lo stesso. Avevi paura perché infrangevi una legge? Tu ci dici sempre di non aver paura delle regole, neanche delle tue. Ci hai insegnato che le leggi sono fatte per essere infrante, ma dovevamo avere una buona ragione e farlo apertamente. Lo so, così. Così vi ho detto, Lori. Perciò noi pensiamo che quello che hai fatto è ingiusto. Bambini, una cosa avreste dovuto sapere prima di parlare con vostro padre.
Voi non siete stati a Filadelfia, io sì. Sì, c'è un'altra famiglia. Ma non hanno più la mamma. Hanno solo papà. E lui non ha fatto loro mancare niente. Kate, esaminiamo serenamente i fatti. Ciò che maggiormente temevi era uno scandalo che compromettesse la posizione di Wilbur nella sua congregazione. Io credo di sì, mamma. Ebbene, cara, non ci può essere nessuno scandalo. Tuo padre è ormai vedovo a Filadelfia da tanti, tanti anni e la legge non si occuperà più di un passato tanto passato. Emily, in questa stanza non stiamo parlando della legge del paese. I miei giurati mi hanno trovato colpevole di un ben più grave torto. L'infrazione di una legge fatta da me. Mi inchino al vostro verdetto. Bambini, ho sbagliato. D'ora in avanti io mi asterrò dal fare leggi. La vostra educazione sarà affidata alle mani della vostra meravigliosa mamma. Ebbene, io non so cosa ne penserete, tutti voi, ma io non mi preoccupo di torti o ragioni. Io penso soltanto a 9 piccoli Penny Packer in una casa a Filadelfia. Beh, sono una Penny Packer anch'io e io una famiglia mia non l'ho mai avuta. Loro hanno bisogno di me. Io ho bisogno di loro. Non prendere decisioni affrettate. Ricorda che non sei molto forte. Non cercare di fermarmi. Io non sverrò più. Una donna potrà svenire quando sa che dovrà avere un bambino, non quando sa che dovrà averne 9. Cosa c'è? Papà, non ci lasci mica, eh? Avete preso una decisione, non ho che da rispettarla. Mica quella di mandarti via. Anche se pensiamo che hai sbagliato, noi vogliamo che tu resti. Ma certamente. Ti prego, papà. Già la zia Geva a Filadelfia. Non possiamo perdere anche te. Non possiamo vivere senza di te, papà. C'è l'unanimità. Dici che c'è l'unanimità. Kate, hai votato anche tu? Sì, papà. Io non ho diritto al voto, però dico sì. Emily, Emily! Vogliono che resti. Va bene, giurati, se è questo che volete. Vostro padre può rimanere in casa. In soffitta? No. Dovrò sgomberare dalla tua camera. No. Sgombero io, in camera di Jane. A prova di spalla. Reverendo, i miei complimenti. È stata una cerimonia suggestiva. Emily Neconvieni è stata veramente suggestiva. La cerimonia, hai sentito? Sì, veramente. Anzi, l'ho trovata talmente bella che suggerirei di ripeterla. Non passerà molto. La piccola Lori non ci farà attendere. La prossima sposina sarà lei. Io non pensavo a Lori quando ho detto di ripeterla. E intendevo molto più presto. Intendevo adesso. Vede, mi sentirei rassicurata. Qualche volta in questa vita non è male, forse, consolidare le cose di grande importanza.
Non sei d'accordo, Orazio? Beh, io francamente no. In generale ci vuole la licenza e l'anello. Licenza e anello. Sono usati, ma possono ancora andare. Per il matrimonio? Quello dei Penny Packer? No, signore. Arriva in tempo. Ah, bene. Il buon Dio disse, non è bene per l'uomo essere solo. Ed io farò per lui una compagna perché vivano insieme. Dopo ma quello è mio figlio. Tolse una chi sta sposando ora? Sua moglie. Di comportarla, onorarla ed assisterla in salute e in malattia. E dimenticando ogni altra, essere fedele soltanto a lei, per quanto avrete vita entrambi. Mi scusi, reverendo. Quell'ultima frase, potrebbe ripeterla? Lentamente e distintamente? E dimenticando ogni altra? Essere fedele solo a lei, per quanta vita avrete entrambi. Voce! Essere fedele solo a lei? Per quanta vita avremo entrambi.